Pollo. Facile. Mm. Il pollo si serve intero, con il dorso sul piatto. Me lo taglia? Prego. Prima cosa tengo il pollo fermo con la lama del coltello infilzata sotto l'ala e stacco la coscia. Poi incido la carne lungo la carena dello sterno, via ali e petto, via la pelle. Aragosta. Facilissimo, zio. Allora, aragosta. Aragosta, infilzo l'ala sotto la coscia, via la coscia, stacco l'aragosta, si infilza l'aragosta è un crostaceo. L'aragosta è un crostaceo. Via la crosta del crostaceo. Via la crosta e via le antenne. E che mangiamo? Le antenne dell'aragosta. Via le antenne, via l'aragosta. A questo punto non c'è più niente. L'aragosta l'abbiamo finita, però abbiamo un pollo buonissimo. Vuole il pollo? L'aragosta non me la ricordo, signora. L'aragosta si serve così come esce dalla cucina, non bisogna toccarla. È troppo facile, per questo non me la ricordavo, perché le cose facili non posso saltare così. Comportamento, l'attesa, fermo così. Cameriere, sì, ta, 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 ritorno, ta, comportamento d'attesa. Cameriere, sì, ta, ta, tu, ritorno, pum. Cameriere, sì, ta, ta, ritorno, tu, pum. Cameriere, sì, ta, ta, ritorno, tu, vabbè, ma che chiamano tutti i mezzi? Ci saranno altri camerieri, no? Perché sono solo. Se no. Il inchino, inchino facilissimo. Allora, inchino, ci si inchina giù, si va giù, così, di 45, come una bottiglia di champagne, di 45, anche 50, 55, 90 gradi, angolo retto, 180, ma quanto ci si inchina? 180 gradi, così. Guarda i girasoli, si inchinano al sole, ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema. Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non è servo degli uomini. Qui, zio, un bottone non c'era, eh? Il bottone qua non ci vuole, stupidotto. Ma la macchina e i babbo li devo riportare, ci tiene. Vabbè, li riporterai fra un mesetto, dai. Ah no, li devo riportare presto. Lo sai perché? Perché? Oh. Ferruccio! Ferruccio! Che c'è? Che ore sono? Ma come che ore sono? Ma che dormivi? Certo che dormivo. Ma non mi hai fatto una domanda un secondo fa? Ti sei voltato, pum, dormivo. Ma come hai fatto? Schopenhauer. Schopenhauer che? Schopenhauer dice che con la bontà si può fare tutto. Io sono ciò che voglio. E in questo momento voglio essere uno che dorme. E mi stavo dicendo dormo, dormo, dormo. Mi sono addormentato. Bene, poi semplice. E provare. Dormo, 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 dormo. Ma non muovere le mani, non sei un prestigiatore, è una cosa del pensiero, seria. E poi ci vuole tempo, dai, ne riparliamo domani, buonanotte. Bene, bello. Svegliati, 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 svegliati. Che c'è? Ma che fai? Oh, funziona in pieno. Funziona che? Schopenhauer! Ma lo sai che ho detto in questo momento? Prima che ti svegliassi, svegliati, ta! Ti sei svegliato al colpo! Ma guarda, è incredibile sta teoria! Ma come avviene tutto questo? Avviene che mi urlavi svegliati negli orecchi. Per questo mi sono svegliato. Ma lo devo dire più piano. Non lo devi dire per niente. Ah, per niente. Una cosa profonda, del pensiero. Piano, ma che corri? Fai piano! Tardi. Ho capito. Maria, la chiave! Oh, oh no! Tutte le mattine si fa a buttare la chiave. Tu, guarda là! Quella è la maestrina. Ma guarda come è bella, l'ho anche sognata stanotte. Bella, vieni, te la faccio muovere, vai. Tu, porca miseria! Fermo, fermo! E che c'è? Fermo! Oh. Non ti muovere, non ti muovere, Ferruccio! Quello lì con la macchina, lo vedi? Quello è lo scemo delle ova, l'ufficiale comunale. Se mi vede fa ammazza, buono! Buono, stai buono! Che fai? E sta lì, sta parlando! Che dice? E che ne so? Come che ne so? Che fa? Saluta, ecco, ecco, sta andando via. Fermo! C'è la macchina uguale alla mia! E che me ne interessa? Eccolo, eccolo! Fermo, non ti muovere, non ti muovere, se mi vede mamma, sei buono! Fermo, Ferruccio, fermo, aspetta ancora. Fermo, fermo. Buongiorno, principessa! Oddio! Ma è lei ancora? Ma come fa? Questa è la principessa che mi è caduta dal cielo fra le braccia, eccola. Ah, è lui quello che ti ha succhiato il pungiglione dalla coscia. Sì, noi ci incontriamo sempre così, lei mi appare all'improvviso. Beh, potremmo incontrarci organizzando, stasera alle 8? No, è più bello così. Andiamo, Dora, fai tardi a scuola.
Spero di incontrarla ancora all'improvviso. Arrivederci. Arrivederla, principessa, arrivederla, eh? Oh, hai visto? Sarà bella, eh? Le piace quando la appaia all'improvviso. Non ci credo. Sì. L'oscurità. Sei un genio. Più è grande e meno si vede. Soluzione? L'oscurità. Bellissimo. L'ha inventato lei questo indovinello, dottore? No, ma tu l'hai risolto in 5 minuti e io in 8 giorni. L'oscurità. Prego, salmone, insalata e un bicchiere di vino bianco. Allora fai attenzione, Guido. Se lei permette, tocca a me. Me lo faceva il mio babbo da piccino. Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione. Schneewittchen bei den sieben Zwergen? Sembra raffinato. Lo voglio risolvere subito. No, prima mangi, sennò si raffredda. Non ce la faccio, è troppo tardi. Ma come? Insalata, salmone, vino bianco, è leggero. Biancaneve in mezzo ai nani. Guido? Sì? Sì. È chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accomodi. Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente, eh? No, no. I nani sono 7. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari una cosa fredda, quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno? Certamente. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace, perché i funghi fritti 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 erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto, più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile. Prego. Risolvi nel tempo che ti dà la soluzione. Giusto? Giusto. Biancaneve in mezzo ai nani. Buonanotte, dottore. Buonanotte, genio. Biancaneve. Cosa ha detto? Biancaneve, cos'è, ubriaco? È un indovinello, fra 7 minuti. Fra 7 minuti? No, fra 7 minuti è la soluzione, no? Biancaneve in mezzo ai nani. I nani sono 7, sono piccoli, sono minuti. Biancaneve che sta in mezzo a loro, dove sta? Fra 7 minuti. No, il dottor Lessing è un medico, è una persona serissima, però è fissato per gli indovinelli. Proprio, sono sicuro che non ci dorme la notte. Ho capito. Scusate, la scuola Francesco Petrarca. La scuola elementare è una bellissima scuola, ci insegna una mia amica, è qui vicino, perché? Bene, possiamo dormire una mezz'ora in più. Ma perché? Lei domani mattina deve andare lì a scuola? Sì, mi aspettano alle 8:30.